Buongiorno a tutti, io sono Laura Molinar. Io sono Vittoria Rosso. Federico Posa. Ok, sì, questo è un microfono che serve poi per le riprese, quindi non amplifica in realtà. Oggi siamo qua un po' per incominciare a confrontarci, incominciare a parlare di tristezza. Abbiamo questo compito. Poi in plenaria vedremo un po' come si svilupperà il tutto. Questa ora e mezza, ci diamo un'ora e mezza di tempo per cominciare un po' a raccontarci cosa significa la tristezza. Ci sono tanti ragazzi, ma anche insomma qualche adulto. Con i ragazzi del Passoni in realtà è stato fatto un lavoro che Vittoria magari mi spiega. Allora, sì, l'idea di oggi qui era quella di creare, diciamo, una comunità in piccolo. Infatti, come vedete, abbiamo un consistente numero di adolescenti, abbiamo anche qualche adulto, e l'idea è un po' di confrontarci. Per farlo noi abbiamo fatto un lavoro preliminare con la classe del Passoni, in modo da arrivare qua con qualche stimolo da potervi portare per iniziare la discussione insieme. E dunque, allora, l'incontro che abbiamo fatto con questa classe si è svolto così, noi abbiamo cercato di riflettere un po' con loro e di ascoltare appunto che cosa avevano da dire questi ragazzi su questa emozione che è la tristezza. E abbiamo chiesto ai ragazzi che cos'è per loro la tristezza. Abbiamo chiesto anche di riflettere su alcune situazioni in cui si sentono tristi, quindi come si comportano, che cosa succede, quali sono le cause della tristezza e soprattutto, che è anche un po' il tema di oggi, come intervengono gli adulti in queste situazioni, quindi intanto quali sono gli adulti di riferimento, se sono soltanto i genitori, altri familiari, gli insegnanti, educatori o allenatori sportivi, insomma, di identificare un po' il mondo adulto che gravita intorno a loro in queste situazioni e di capire anche un po' come reagiscono alla loro tristezza, quindi se ci sono, se ne accorgono, se capiscono, se non capiscono, se cercano di consolarli, di distrarli, insomma, abbiamo chiesto un po' la loro opinione. E in realtà non vi starei a raccontare tanto perché pensavamo di dare direttamente la parola a loro. Noi abbiamo chiesto ai ragazzi di rappresentare con dei disegni un po' le riflessioni che sono emerse in classe, quindi appunto di disegnarci le situazioni che avevano pensato e di spiegarci un po', insomma, che cosa avevano pensato su queste situazioni e su questi adulti. Quindi chiederei ai ragazzi di raccontarci i disegni. Allora, abbiamo deciso di rappresentare il fiore. Abbiamo deciso di rappresentare il fiore con all'interno l'occhio che piange, perché allora l'occhio rappresenta appunto la tristezza e il fiore è ciò che possiamo ricavare dalla tristezza, perché comunque la tristezza non è solamente una cosa negativa, ma può essere anche positivo. Infatti da un'esperienza triste può nascere un qualcosa di bello. Questo disegno rappresenta la separazione, di esempio marito e moglie, che si può può essere una cosa negativa sui figli, e si rappresentano due persone che vanno una da una parte opposta all'altra e gli anelli con una X sopra. Allora, noi in questo disegno abbiamo deciso di rappresentare praticamente una ragazza, cioè anche se non si vede bene, una ragazza che veda dalla sua mamma e le dice che praticamente a scuola ha dei problemi e che vuole cambiare scuola, ma sua madre le dice che non serve che cambia scuola perché possono affrontare il problema insieme e risolverlo. E quindi... Allora, abbiamo rappresentato la crescita di una ragazza che appena arriva comunque all'adolescenza inizia ad avere problemi e cerca di comunicare con i genitori, ma non ci riesce. Anche la tecnologia influenza su questo, infatti ha rappresentato un mano cellulare. Non si è capito l'ultimo pezzo. Sì, infatti è anche colpa della tecnologia se abbiamo questi problemi, e che ci impedisce appunto di parlare con adulti. Noi abbiamo deciso di rappresentare il bullismo e non abbiamo niente da dire perché è comunque una cosa... abbiamo deciso di rappresentare il bullismo in un modo triste e che però può anche costruire una persona in un modo un po' più positivo, perché le cose brutte ti possono anche rafforzare a un certo punto. Bene, grazie ragazzi.
In realtà ci sono un sacco di spunti interessanti in questi disegni e in queste parole. Prima di tutto però quello che ci è sembrato che emergesse da questo incontro con voi ragazzi è anche un po' talvolta un'impossibilità di parlare tra mondo adolescente e mondo adulto. Un po' una sorta di distanza, di distacco.